Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Allora, ieri ho preso la moto cariola, però sentivo che c'era qualcosa che non andava, come cioè faticava, poi nel partire, insomma, dovevo spingerla, era una cosa non normale. Poi ho visto che il cavetto era un po' mollo, la leva mi ha fatto un verso strano, per cui ho detto proviamo questa mattina a registrarlo. Ecco cosa mi è successo. Tac, si è rotto. Quindi adesso dovremo fare la sostituzione. L'altra volta, per sostituire, diciamo, tutto questo cavetto qui, mi hanno dato tutto il kit. Di sicuro penso che anche questa volta sia così. Quindi andiamo a smontarlo. Per smontare questo filo, allora va a finire qua dentro, per cui adesso toglieremo questa qua. E dovremmo essere in teoria a posto, per cui dovrei svitare, credo, di sicuro questo. No, non penso. Questi due qua non c'entrano niente. Con questi qua dovrei essere a posto. Proviamo. Ok, allora guardiamo se avevamo detto giusto. Vi conviene sempre fare possibilmente queste riparazioni da soli, perché insomma sono delle stupidaggini, quantomeno provarci. Sì, un po' qua bisogna mollarlo, eh. Per cui andiamo a vedere che chiave ci vuole. Ce ne sono due diverse. Due, già facciamo qui per lavorarci. Io devo svitarlo tutto. Eh sì, può farlo. Noi svitiamo tutto. Attenzione a non perdere i bulloni, che è sempre facile perderli. Questo si è avvinto qua, meno male.
perfetto, ecco qua, benissimo. Quindi c'è una molla da staccare. Ora ve la faccio vedere. Il filo va su questa molla qua, eccola qua, eccolo qua. Per cui lo togliamo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Non è difficile, credo. Allora, quindi, tanto il casino sarà rimetterlo, come al solito. Non è tanto toglierlo che non è tirato. Allora, aspettate, c'è una cosa. Allora, io Bonino, ci vogliono le dita molto piccole. Se c'è qualche trucchetto da fare. Ecco, questa qua ho fatto del casino. Questo andava qua dentro. Vabbè, però, questo sarà per, ho capito, per lavorarci. Benissimo, bisogna ricordarci che al di sotto. Oh ragazzi, sembra una stupidaggine, ma alla fine mi sa che questo qua va lasciato lì, quella molla lì. Per forza, lasciamocela. Tiriamo via solo il cavo e poi andiamo a vedere se è fattibile o meno. Ok, andiamo a cercarlo subito. Ecco qua. Abbiamo preso il cavetto. Adesso, siccome c'è tutto il kit, sarà da smontare tutto. Per cui andiamo a svitare appunto anche, c'è da togliere anche tutto questo pezzo e niente, dai, svitiamo anche quello. Chiave ci vorrà qua, 12 da 13 anche qua, speriamo. Allora, sì. Ok, qua è molto semplice, basta mollare la pena e si sfila, perfetto. Adesso proviamo a far passare l'altro. Allora, intanto tagliamo qua. Questo qui sarà da regolare così. Allora c'è da togliere la molla, eccola qua, tolta anche la molla, per cui adesso andiamo a mettere. Prima di tutto così, andiamo alla molla, ok, molla incastrata, questo lo mettiamo più o meno. Momentaneamente lasciamolo così, sembrerebbe facile, poi bisogna vedere il tiraggio. Ok, ecco il problema, dove può essere? Come?
farlo passare dietro. Come faccio passare? Come si fa a farlo passare qua? Ecco qua, qui vedi come si nota, abbiamo sempre dei grossi problemi. Bisogna svitare la maniglia, non ci credo, Dio, è impossibile. Vabbè, studiamola un attimo, poi vediamo. E questo pernito qua, per cui io ho preso un chiodo, eccolo qui, lo metto di qui, spingo. Ecco qua, il pernetto cerchiamo di non perderlo, lo mettiamo qui e questo ora si toglie. Ecco qua, benissimo, perfetto. A questo punto andiamo a fare la sostituzione. Allora, togliamo. Apriamo questo lato e iniziamo a mettere l'altro. Allora, come vedete, mettiamoli tutti belli che li tiriamo dopo. Questo lasciamo un po' così. Benissimo. Ancora un po'. Ok. Allora, scusate, intanto avete capito, lo monto, questo qui poi deve essere agganciato di qua, intanto perché con una mano non riesco. Quindi alla fine bisogna fare così perché lì non ci passa. Esatto, così. Mazza che va. Farlo così. Molto bene. Quindi questo qui adesso. Allora, lì tira già, per cui bisogna mollarlo un po' qua. Allora, qui come al solito iniziamo a fare i tribolamenti. Ecco, qui dovrebbe andare adesso. Si tribola sempre, ragazzi, quando c'è da fare queste cose qua. Dai. Ecco qua, perfetto. Qui l'abbiamo fatto. Si è incastrato bene. Ecco qua. Adesso lo devo tirare. Che non è un lavoro da poco, eh. Questo lo possiamo mettere che non ci serve più. Si è incastrato, questo lo rimettiamo. Molto bene, perfetto. Ok, va benissimo. E adesso iniziamo a fare il tiraggio dei cavi. Allora, questo
serve un'altra chiave. Mettiamo questo così. Ok, qui ci abbiamo da rimettere due bulloni, qui ci abbiamo da mettere uno sotto qua, una rondella sotto qui, una qua e questa. E questo qua. Li lasciamo un po' molli, li tiriamo dopo, intanto sistemiamo anche le viti. Ok, giusto per fermarle un attimo. Allora, sta qui, mettiamola lì. Ok, allora, quattro viti, una qua. Ok, benissimo. Sembra anche troppo semplice. Se è così, ragazzi, quando ho cambiato la leva del freno del cingolo è stato molto peso, perché devi lavorare sotto i cingoli. Insomma, ti ci vogliono di quelle mani, dita veramente fini. Qua, qua si va alla cieca, qui si va alla cieca. Trovato, troviamo ancora i buchi, ragazzi. Dai, benissimo. Ok, a questo punto possiamo andare a stringere le viti. Allora, fare da 13. Benissimo, perfetto. Ora non rimane che il test. Proviamo. Sarà da tirare, eh?
Sì, è da tirare. Per cui adesso andremo a lavorare qua. Lo allungheremo di là in modo che si tira il cavo, perché ho visto che in seconda non parte e in genere dovrebbe partire. Perfetto, riparazione avvenuta con successo, sono davvero soddisfatto. Per cui, cosa vi voglio dire? Anche voi andate, provate, tentate. Alla fine ho speso 18 euro e basta di cavetto. L'avessi portata via, allora innanzitutto non c'ho un mezzo perché ci vuole un pick-up oppure te la devo venire a prendere. Se hai il pick-up già risparmi, ma se non hai il pick-up... Devono venirtela a prendere oppure deve venire lui qui e non so, io non so, però dai 18 euro almeno tra sostituzione e tutto un'oretta di lavoro, se proprio onesto non vi partono quei 40 euro, per cui non lo so. Dai, ciao a tutti e al prossimo video, spero sia stato utile e di nuovo lasciate scritto nei commenti insomma se vi è piaciuto questo video. Ciao!